Sai, ormai è più di un paio d'anni che ogni giorno pubblico un pensiero, una riflessione su Instagram, su questo social. Ecco, e tempo fa ho postato un pensiero rispetto alla morte, dove essenzialmente dicevo questo, che la morte è un processo che dura tutta la vita, alimentato per lo più da ignoranza e paura. Il senso di questa frase è che essenzialmente la morte qui intesa come il non vivere, come il rinunciare a quello che in realtà più nel profondo sappiamo, sentiamo di poter essere. La morte qui intesa come un convincersi, per esempio, di non poter cambiare, di non poter migliorare, di non poter evolvere nei diversi ambiti della nostra esistenza. È alimentata appunto da questa ignoranza, da questa visione di noi stessi pregiudizievole, basata appunto su una serie di visioni errate, scorrette, che non hanno alcun fondamento. Allora l'ignoranza alimenta questa forma di morte, della vita. Tempo fa è uscito un film molto bello intitolato Si muore solo da vivi. Il titolo in sé già dice tutto. La vera morte, la vera sofferenza che possiamo vivere è quando siamo vivi, quando siamo vivi e morti. E quindi da vivi incapaci di vivere. Curioso è che siano andati così di moda negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, gli zombie. Questa metafora, se vogliamo, di persone che a causa di grandi problematiche ambientali, sociali, culturali, globali, virus o quant'altro, a un certo punto perdono la propria coscienza, diventano degli zombie, diventano... ok. Allora ecco che la morte, quella intesa qui come appunto quel rinunciare alla vita, quel non essere più in grado di vivere davvero la nostra esistenza, è un processo che dura tutta la vita e che viene davvero alimentato dall'ignoranza rispetto a noi stessi, rispetto a ciò che siamo, rispetto a ciò che potremmo essere, e a volte anche dalla paura di non essere in grado. Paura spesso, sempre in genere, basata appunto su false credenze, di non essere abbastanza, di non potercela fare, di non avere abbastanza competenza, conoscenza, cosa che magari può anche essere vera, cioè capita di trovarci nella vita senza essere così in grado di affrontare dei compiti complessi, per esempio, perché non abbiamo ancora abbastanza conoscenza ed esperienza. Ma lì la morte sta nel pensare di non poterla acquisire, di non avere chance e di vivere questo con frustrazione, con dolore e quindi con chiusura, con annichilimento ancora più profondo di noi stessi. Ecco, ciò che dobbiamo imparare, a mio avviso, a cambiare in noi, ciò che dovremmo, da cui dovremmo liberarci, è proprio questa forma di morte, questa forma di perdita della vita, quella che ci porta davvero a non riconoscere questo bene prezioso, infinitamente prezioso che abbiamo, del tempo che abbiamo da vivere. Perché vedi, questo è l'unico vero bene importante che noi abbiamo, peraltro in una misura che non conosciamo. Non sappiamo quanti giorni, quanti minuti, quanti anni, speriamo tanti, abbiamo ancora da vivere. Non lo sappiamo. Ciò rende questo bene limitato, il tempo, ancora più prezioso. Ma se noi lo passiamo, appunto, afflitti da ignoranza, afflitti dalla paura, chiudendoci
perseguitandoci a volte con un giudizio costante, negativo, con un senso di inadeguatezza, allora lì perdiamo la vita. Ciò che possiamo, dobbiamo, a mio avviso, imparare a fare, e invece è dirimere quei pensieri, scacciarli, liberarcene, trasformarli, per esempio studiando, cercando di conoscere, cercando di approfondire, cercando davvero di mobilitare quelle che sono le nostre possibilità, il nostro potenziale, per approfondire le questioni, per domandarci davvero se le cose stanno così, ma davvero non posso crescere, ma davvero non posso imparare, ma davvero non posso cambiare, ma davvero non posso ottenere, ma davvero, cioè cercando davvero quindi di approfondire. Un tempo sì, chi ha avuto dei figli lo saprà bene, no? C'è la fase dei bambini che iniziano a chiedere ma perché, ma perché, ma perché, ma perché, e continuano. Ecco, quella fase che a volte i genitori stufi, stanchissimi, a un certo punto rispondono nei modi peggiori, e in realtà è una fase necessaria, importantissima, bellissima, che permette al bambino, alla persona, di crescere. Ecco, non dobbiamo perdere quel senso del perché, quel senso del domandarci, dell'esplorare, perché questo aiuta a sciogliere, aiuta appunto a dirimere quelli che sono i dubbi, aiuta a superare l'ignoranza, e grazie al superamento dell'ignoranza possiamo vincere la paura, possiamo affrontarla, possiamo collocarla in uno spazio definito e affrontarla e vivere. Dove la vera vita, se penso a Socrate per esempio, non è quella, capisci, non è quella di... lui perse la vita, no? Bevendo la cicuta, però di fatto è forte della sua introspezione, del suo lavoro su di sé, della sua conoscenza, delle sue credenze, ma basate su una sua esplorazione profonda dell'essere, della vita, della realtà. E lui riuscì ad accedere alla vita, essendo coerente con se stesso, riuscì a vivere intensamente. Si dice che l'ultimo giorno volle imparare a suonare il flauto, per esempio, no? Per dire, questo costante voler imparare, crescere. Allora ecco, così il suggerimento che vorrei darti, che nasce da questa frase che appunto, come ti dicevo, avevo postato su Instagram un po' di settimane fa ormai, è proprio questo, quello di domandarci in effetti se nella vita quotidianamente stiamo lasciando spazio alla paura oppure all'ignoranza, quindi a pensieri che si basano su false credenze che magari non abbiamo analizzato abbastanza, e in questo caso quanto stiamo dando spazio alla morte, intesa appunto qui come il non vivere, non riuscire davvero a prendere appieno la nostra esistenza.